Siamo con il dottor Nicola Stabile, presidente del CDA di Promofarma. Ecco, tra i temi principali di Cosmofarma c'è la digitalizzazione. In che modo Promofarma sta agevolando la digitalizzazione nelle farmacie? Innanzitutto offrendo dei servizi che siano competitivi dal punto di vista economico, ma che siano anche progettualmente avanti, cioè che individuino la farmacia come partner del sistema sanitario nazionale. Questo è l'obiettivo che si sta ponendo il sindacato, questo è l'obiettivo che si promuove, che promuoviamo come Promofarma. Partiamo da quella che oggi è più attuale, da Dottor Pharma, che è la piattaforma che ci permetterà di seguire l'aderenza terapeutica del paziente, che ci permetterà di interfacciarsi con l'amministrazione pubblica per poter offrire un servizio già presente presso tutte le farmacie. Iniziando con questo, finendo con quelle che sono le iniziative di natura tecnologica che riguardano la parte di gestione della farmacia, quindi la fattura elettronica, le DDT e quant'altro. Questo è il quadro attuale. È chiaro che noi pensiamo a come dovrà essere la farmacia e stiamo già lavorando per questo. Oggi è stato presentato in anteprima il progetto di firma digitale, cioè oggi avendo a che fare sempre di più con gli aspetti sanitari del paziente, abbiamo bisogno sempre più spesso di un consenso da parte del paziente che sia sempre più preciso. E quindi abbiamo cercato di dare una soluzione digitale alla farmacia nel poter gestire il consenso informato in maniera digitale, come dicevamo prima. Questo per migliorare il lavoro in farmacia in termini temporali, in termini di risorse economiche, in termini di conservazione e quindi diciamo di avere un aspetto burocratico corretto, perché ricordo a me stesso che i consensi devono essere conservati per 10 anni, quindi sapete cosa significa anche in maniera proprio materiale conservare questa marea di carte. Ne abbiamo avuto contezza in questi ultimi 2 anni con le vaccinazioni e con i tamponi che sono stati fatti, e quindi abbiamo quest'onere sulle nostre spalle che è importante, per cui dare delle soluzioni che siano un vantaggio sicuramente di natura tecnologica, ma anche un vantaggio di natura economica, un vantaggio di natura pratica, perché no?